Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Squadbusters. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag Squadbusters con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, intanto, robina nuova, vediamo un po' che ci sta. Offerte nuove, la tristezza cosmica, tutto a pagamento, nessun regalino per noi. Vabbè, ci prendiamo la bibi gratuita, grazie. Le skinnine per ora non le sto prendendo. Allora, nuovo evento, vabbè, Tara. 5 partite addirittura. Ovviamente non riuscirò a farle tutte perché, come vedete, ho pochissime monete. Perché ho pushato a bestia per andare nella Lega delle Squadre. Perché il problema era anche quello, ragazzi, riuscire ad arrivarci a pieno. E ovviamente per riuscire a fare questo, fare quello da 500, ho dovuto fare partite effettive. Quindi partite con chiavetta, partite con energia, insomma. Ok? Che aprono le casse e che potenziano. Quindi, baule stellare con il prossimo baule conterrà un personaggio ultra o superiore, che potrebbe essere anche più grande. Allora, andiamo a vedere chi diventerà 4 stelle o superiore. Vai! Olè! 1, 2, 3, 4, 5! Eccola qua! Ovviamente continua perché è quella potenziata al massimo. Oddio! Vediamo un po'. È da 4, va bene. Non è arrivata quella superiore. Abbiamo fatto il Bo 4. La mira, no, la mina infligge molti più danni ai mostri. Dopo la bellezza di 70 minuti da quando sono riuscito a trovare il Bo, è entrata in rotazione il Bo dopo 70 minuti. Un'ora e 10 di attesa, ragazzi, per farvi una partita. Andiamocela a fare e speriamo di utilizzarla al meglio. Allora, ragazzi, questa combinazione con la talpa è molto buona da utilizzare con il Bo, perché ci sono tante talpine. Ok. Quindi diciamo che una modalità farm la possiamo tirar fuori. Olè. Prendiamoci queste 3 monedine. Immediately. Per ora sono ultima bestia. Greg. Dobbiamo accelerare ovviamente la crescita. Quindi un farmer serve sempre, a mio parere. Poi dipende. Ognuno gioca a modo suo, raga, lo sapete. Oh, bra. Beh, niente. Non faccio a tempo. Troppo tardi. Ho iniziato a menaglie. Ok. Secondo. Va bene. Adesso ce la dovremmo fare a eliminarlo. Un bellissimo grider immediato, importante veramente tanto. Quello non lo prendiamo, scade prima. E intanto eliminiamo uno di questi che adesso con due Bo dovremmo riuscirci abbastanza velocemente. Olè. Anche la talpa al centro possiamo fare con questi bei Bo potenziati, secondo me. Ok, per ora sta andando un po' lento. Allora, potrei andare verso il centro, se non erro al centro ci sono alberi, infatti. Ok, va bene così. Questi li riesco a eliminare tutti e 3. Ti prendo pure lui. Perfetto. Tutto grazie al Bo, raga. Ok, anche il Greg è una buona situazione, però devo eliminare subito questo qua. Wow. Ok, devo sperare che gli altri non hanno bonus strani. Olè. Io potrei anche tirare lei. Sarebbe molto buona. Il Kaiju sarebbe proprio da buttare giù. Scusatemi se ne stavo andando pure un attimo via la voce. A random. Ok, questo lo prendo. Che mi sta a tirare un po' botte però, Ok. Ci sta. Secondo me ci sta. Non è andata proprio benissimo. Però ancora siamo agli inizi, ragazzi. Abbiamo ancora il tempo. In realtà dovrei farmare ancora di più. Ok. Allora. Prendo un altro Bo perché voglio accelerare appunto la distruzione dei mob. Diciamo che è una cosa che non si dovrebbe fare. Ma noi non ce ne frega una mazza. Stiamo facendo una partita dove si usa il Bo. Ok. Che è già rara come cosa. Effettivamente ce ne stanno poche ripartite dove si usa il Bo. Ok. Da un po' riesco a eliminare un altro di questi. Mi prendo un'altra di quelle che c'ha il tank. Ovviamente devo prenderlo il tank, però dove stava? E mica mi ricordo su sta mappa dove stava il tank. Va bene, per ora tutto nella norma. Ok. Beh, nella norma no, perché comunque ho dei botti e l'abbiamo prese. Però intanto Grider. Cerchiamo di ripararlo così. Riprendiamo un pochino di roba. E no, ti piacerebbe. Guarda subito. Questo si chiama cattiveria dalle mie parti. Ok. Tank creato. No però dai. No, mi ha preso di mira, raga. Mi ha preso di mira. Niente. Ma ha eliminato un'unità. Non so adesso quale. Lo vediamo. Ok. I Bo ce l'abbiamo ancora. Perché sennò queste kill non le facevamo. Ai mob. Ne prendo pure uno di questi. Ale. Così quando ammazziamo anche questi medi dovrebbe darci una gemmina in più. Alberello. Perché devo ricaricare anche un po' di roba. Questi dovrebbero contare come mob medi in realtà. Ok. Infatti stiamo prendendo un sacco di punticini a sbuffo.
Ok, ci piace. Vai, senza andare troppo al centro, non ce ne frega niente. Dobbiamo arrivare almeno top 3. No, mi è morta un'altra unità, ma com'è successo? Quanta vita c'aveva, diamine. Ok. Raga, sono primo senza sapere come. Pazzia, facendomi il giretto intorno con i bot. Ok, buona a sapersi, vai. Prendiamo questo che mi dà altre gemme. Ovviamente perché, ripeto, le specie di talpe contano come mob medi. Quindi quando le andate a eliminare, dovrebbe darvi gemme in più con quel cosino. Ok. Intanto prendiamo un Leon, così se ci serve scappa ce l'abbiamo. Raga, la vinciamo senza combattere con i bo, va bene? Il nuovo bo è veramente ghiozzo. Olè, mi sono messo un po' di vita nel caso qualcuno arrivasse a rompermi tre quarti. Ragazzi, ci ho messo ore per fare una partita, però almeno l'abbiamo stravinta. Bella così. Allora, abbiamo fatto una bella partitozza. Perfetto, mi vado a prendere ovviamente il bonus. Qua ho fatto diverse partite perché ovviamente off camera ho giocato, però non vi voglio ammorbare con video lunghi, quindi vi basta un video. No, mi manca una partita, peccato. Va bene, ci sono anche le pignatte che sono spuntate da poco. Vai così, monetine, una bella pignattina e due partitine. Ma se ce ne facessimo un'altra partitina ci rientra? Ma sì. Allora, brutta combinazione. Furia di Unicron, ragazzi. Furia di Unicron insieme al orologio. Quindi abbiamo una bella mappa piena di mob, per carità. Però la problematica è che se diamo retta a una cosa non possiamo dare retta all'altra, come sempre. Quindi se andiamo appresso a Unicron rischiamo di morirci per il tempo. Allora, intanto si è girato tre volte sta cassa, non mi dite perché. Ok. Tanto pure un re barbaro che non mi serve in questa situazione, se devo dirla tutta. Va bene così. Boh, ok. Devo avvicinarmi immediatamente da Unicron, quindi mi servirebbero un boh almeno cicciotto. Vai così. Ok, questi li riesco a eliminare subito adesso con il boh, se no ci mettevo una vita. Mamma mia la bomba, avete visto la bomba, raga? Ma non so se avete visto la bomba, ve lo ripeto, la bomba. Devastante. Ok, questo lo possiamo buttare giù. Qui c'è orologio subito dorato. Ok. Questi non so se riesco già a buttarli giù, ci proviamo? Penso di sì. Oh, miseria! No, raga. La bomba di bo potenziata è gigantesca. Cioè, ha massacrato uno di quei cannoni in maniera instant quasi. Velocità infinita. Bellissimo. Bo alla grande qua, raga. Io vedevo di. Ok, vediamo un po' se bo mette la bomba sotto a questo. Lo stiamo ovviamente uccidendo a velocità impressionante. Ok. Non abbiamo messo nessuna bomba da nessuna parte, sfortunatamente. Questo è grosso, rompe le scatole. Però io dovrei andare effettivamente dalla zona di Unicron, ve lo ripeto, mi serve Unicron. Questi sono belli perché mi fanno salire un pochino e mi mantengono in partita, però non è quello che volevamo, insomma. Vogliamo anche questo perché dobbiamo rimanere in partita. Però ci piacerebbe andare verso Unicron, ok? Perché ci stanno questi carri armati qua. Non tanto per la robina che danno, perché in effetti l'abbiamo completata. Oddio, ho ucciso qualcuno? Ok. Va bene, involontariamente ho ucciso qualche tizio. Aiuto! Niente, no, dai, schifoso. Niente, non combatto perché c'è il boh. Quindi è meglio non esagerare per ora. Ok, questo me lo potrei prendere io, grazie. Io lo eliminiamo instant, bene. La brutta... No! Dai, no, mi ha preso di mira, raga. No. Dai, che diamine. Mi hanno abbassato, ok. Eliminiamo questo. Lo buttiamo subito giù, dobbiamo recuperare. Hanno abbassato parecchio. Ok. Tanto c'è una cassa gratuita, che non è male. Un Hog Rider. Non so se adesso mi serviva, in verità. Però queste cose qua le devo prendere. Grazie. No, mi si sono incastrati i personaggi su Unicron. No, ti prego, levati. Ok, ecco i caramari. Arrivano tutti i miei. Grazie. Mi rivio io. Bra. No, dai. Mi ha levato un'unità, raga. Mi ha levato un'unità. Ok. Intanto stiamo prendendo via casse buone. Ok, dovresti tornare verso di me. Niente. Raga, sto incastrato. Se non riesco a levarmi da qui. Ok, ce l'ho fatta. Vai così. Devo riuscire a eliminarsi così. Però mi sa che muoio io. Dai, sono quattro, raga, sono troppi. Nulla. Prendo botte, mo me muoiono. Ok, ci provo. Vediamo un po'. Oh, la bomba del bo. La bomba del bo. Forse mi salva. Però mi è morto un bo, mi sa. Non è un bene questa cosa. Ok. Oh, una piccola curetta, grazie, era ora. Allora, potrei finire tra i primi 5, eh. Grazie soltanto ai bomb, in pratica.
Però il problema è tutto il resto, cioè non riusciamo a ricaricare in maniera corretta. Ok, siamo quarti. Potrei anche azzardare un mini attacchino di qua. Peccato che non mi sono portato alla robina. Siamo quarti, mi sa, raga. Non riesco a fare più. Ok, potrei anche azzardare questo. No, ho sbagliato. Ho fatto una grande cavolata. Quarto. Niente, quinta alla fine. Bella cassa epica per me. Brrra. Apriamola. Ok, due guerrieri. Ritiro il premio. Ci riportiamo a casa un bel per due. Ok. La bella cassa epica grande. Speriamo che ci dà roba buona. Va bene, i dottor T. Se possiamo chiamarli buoni. Abbiamo fatto anche il pignatta del pass. Che c'è l'altra robina. Quindi abbiamo rifatto un altro bigliettozzo. Dottor T lo potenziamo, che arriva pure al 10. Quindi andiamo verso la prossima cassa. Voilà. Che piace. Ho evoluto il dottor T, che non ce l'avevo evoluto, quindi tanta roba. E ovviamente abbiamo anche una pignattina ad aprire 100. Vai. Voilà. Ok, monetine, bigliettozzi. Va bene, biglietti stile per le skin. Allora, ragazzi, devo dire che ci siamo divertiti con il Bo. Non è andata male. Ci ho messo una vita per fare questo video perché ho dovuto aspettare, ripeto, 70 minuti solo per far arrivare la rotazione corretta. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag Squadbusters qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.